E ben ritrovati carissimi amici, amici di online, questo format che vuole essere un appuntamento non fisso ma bensì sporadico. Di cosa parleremo oggi? Ma io prima voglio presentarvi l'ospite proprio di questa puntata, Massimiliano Bravin, che è un coach. Ciao Massimiliano e benvenuto. Ciao Barbara, grazie a te per l'invito, mi fa molto piacere essere qui. Anche a me fa piacere perché abbiamo tante cose da raccontare. Come ho detto, tu sei un coach, poi entreremo nel merito di questa tua professione, ma io vorrei partire con una storia da raccontare, perché anche tu, come tanti, ahimè, hai avuto un periodo un po' buio, possiamo dire così. Forse hai smarrito la strada, dovevi ancora capire esattamente, come raddrizzare alcuni giri del tuo lavoro. Così è successo, però poi sei riemerso, ce l'hai fatta. Quindi ci racconti brevemente cos'è successo? Beh, è successo che quando arrivi sul fondo del barile o decidi di continuare a grattare oppure decidi di risalire. E io ho deciso di risalire. E sì, è vero, dicevi bene, ci sono momenti nella vita di una persona, io credo che nella vita più o meno di tutti quanti ci siano dei momenti alti e dei momenti bassi, dei momenti di difficoltà e dei momenti di gioia e di felicità. E a me è capitato, intorno al 2016 esattamente, di vivere un momento professionale molto molto basso. Ho affrontato delle difficoltà, che non erano nemmeno economiche, erano proprio delle difficoltà professionali piuttosto importanti. Non mi perdo qua nei dettagli, non è neanche il caso, sono cose che ormai sono, come dire, scorse via, sono scivolate via. Okay, Sono ho passate. fatto pace con quei ricordi, anche se ho dovuto lavorare molto su me stesso per arrivarci. È stato un periodo in cui questa difficoltà mi ha portato a fare molta introspezione. Caratterialmente sono portato a farla, però quel periodo ha richiesto davvero uno sforzo maggiore da questo punto di vista, e da questo sforzo è emersa una cosa che per me oggi è molto importante, che è la volontà di far tesoro di tutta l'esperienza che io avevo accumulato in oltre 25 anni di attività professionale, per poterla trasferire, per poter aiutare persone a evitare di commettere gli stessi errori che ho commesso io, per esempio, oppure a raggiungere degli obiettivi, togliersi delle soddisfazioni, capire esattamente quale potesse essere la loro strada. E quindi ho iniziato un percorso di formazione che è durato degli anni e ti dirò la verità, non smetterà mai più, perché quando tu incominci a formarti, avendo preso la decisione di diventare un consulente, un trainer e un mental coach, l'aggiornamento è costante. Ci sono veramente novità, notizie, studi che arrivano, non ti dico quotidianamente, ma quasi, ed è bello essere aggiornati da questo punto di vista perché ti permette di essere sempre sul pezzo da un certo punto di vista e di poter riversare queste nuove conoscenze, oltre che l'esperienza che hai acquisito, sulle persone con le quali poi vai a lavorare, a collaborare. E questo in vari ambiti, perché sono partito col business, quindi col lavoro, anche perché era quello più immediato, però io sono uno sportivo appassionato, sono un amante della pallacanestro e corro adesso, ho fatto anche apnea nei miei trascorsi e quindi tutta questa esperienza mi torna molto utile perché oggi posso affiancare anche lo sportivo. E ti assicuro che quando tu vedi le persone che si costruiscono un percorso e fanno progressi per raggiungerlo, beh, è una cosa che dà veramente una grandissima soddisfazione. A me personalmente, davvero tanto, tanto, tanto. Ecco, bello questo che tu stai raccontando. Io spero che già le persone che ci seguono possano fare tesoro di queste parole. Però tornando sempre a quel periodo lì, poi lo saltiamo perché, come hai detto tu, è periodo passato. Quali erano i sentimenti che provavi? Rabbia, rancore? Cioè, cosa emergeva in te? Perché sicuramente, appunto, non hai attraversato, cioè, c'è quel momento che uno non vede l'uscita del tunnel. Sì, in effetti è stato un periodo buio da questo punto di vista, anche perché hai una famiglia e quindi senti l'impegno, senti la responsabilità e soprattutto vuoi evitare che quello che ti accade ricada sulla famiglia, che è uno dei miei valori più importanti, uno dei miei valori guida. Ho provato all'inizio rabbia, tantissima rabbia, davvero, delusione, profonda delusione, soprattutto perché
pensavo di aver costruito dei rapporti umani che erano belli, erano stabili, erano trasparenti, e così in effetti poi non è stato. E quindi è molta delusione. Poi ti dirò, nel mio percorso di formazione ho capito una cosa, e oggi cerco di metterla in pratica e di insegnarla a chiunque, tra le prime cose proprio che cerco di trasmettere. Noi riceviamo, permettimi questo verbo che non è appropriato, comportamenti da parte di persone a seconda di come noi permettiamo loro di comportarsi con noi. Quindi da qualche parte, in qualche modo, io ho permesso a delle persone di comportarsi in una maniera che poi mi ha profondamente deluso. Però ci è voluto del tempo e del lavoro su me stesso prima di arrivare a metabolizzare questa cosa. All'inizio è veramente tanta rabbia, tanta delusione, costernazione, paura anche, paura perché devi interrompere dei percorsi che erano consolidati da molti anni e che davi quasi per certi da un certo punto di vista, no? Li davi, non ti dico per scontati, ma quasi, perché comunque pensavi di essere in un ambiente che era il tuo ambiente, era diventata la tua zona di comfort. Forse ricorderai che ho scritto anche un libro relativamente alla materia che trattavo a quel tempo, quindi la passione c'era da questo punto di vista, e che io sappia quel libro lì a tutt'oggi è l'unico libro che è stato scritto su quell'argomento, quindi... che io ho trovato interessante, a me è piaciuto. Quindi ecco, ma qual è stata poi la molla che ha fatto scattare tutto e quindi cambiare, vedere il rovescio di questa medaglia, ecco? Ma guarda, lì è entrata la competitività, la sportività. Gli insegnamenti appresi nel periodo agonistico della mia vita sicuramente mi hanno aiutato molto da questo punto di vista, perché arriva un certo punto in cui tu cadi, ti sbucci anche le ginocchia, però dici no, caspita, devo andare avanti, devo rialzarmi perché ho dei compagni di squadra e li devo aiutare a portare a termine questa partita. In questo caso i miei compagni di squadra in quel momento erano prevalentemente la mia famiglia, e quindi dovevo assolutamente ritirarmi su. E allora a quel punto ti metti a cercare. E casualmente, ma non troppo, quando ti metti a cercare trovi anche. Quindi hai trovato la tua strada. Sì, non immediatamente, però comunque ho individuato un percorso che mi ha portato poi a trovare la mia strada e a essere oggi molto soddisfatto delle scelte che ho fatto allora. Infatti oggi sei un formatore, sei un coach. Sì. Ecco, cosa vuol dire essere un coach? Bella domanda. Vuol dire tante cose e forse una sola. Un coach è un facilitatore, secondo me. Cioè è una persona che aiuta gli altri, in qualunque ambito, a tirar fuori quello che hanno già dentro. Spesso e volentieri ci troviamo a non raggiungere degli obiettivi che ci siamo posti perché andiamo a sbattere contro delle difficoltà e non sappiamo come affrontarle, e quindi preferiamo restare in quella che tutti definiscono la zona di comfort. Mentre un coach che cosa fa? Un coach è lì, ti affianca e ti offre degli strumenti che ti permettono di ricominciare di nuovo e di ritirare fuori la testa e uscire da quella benedetta zona di comfort, se è effettivamente quello che davvero vuoi. Il legame che si crea tra il coach e il coachee, come viene chiamato tecnicamente, quindi il cliente, per usare un termine un po' più brutale, ma molto, molto leale e corretto da questo punto di vista, è un legame di crescita reciproca, per cui io magari ho degli strumenti dovuti alla mia preparazione professionale di cui lui può disporre, e allo stesso tempo lui o lei affronta questo percorso tirando fuori il meglio di se stesso, il meglio di se stessa nell'ambito in cui ha scelto di affrontare questo percorso. Ed è bello perché parte tutto, almeno per quanto riguarda il metodo che io metto in pratica con le persone con cui lavoro, parte tutto comunque da una condivisione di principi e di valori. Anche in virtù delle esperienze che ho vissuto in passato, evidentemente, se io non mi sento in sintonia dal punto di vista dei valori e dell'etica con la persona, preferisco rinunciare all'incarico. Lo dico ecco, molto sinceramente e molto schiettamente. È capitato di dover rinunciare? Sì, una volta sola per la verità, però mi è capitato, e lì ovviamente in una maniera molto educata e molto rispettosa, però ho preferito non andare avanti quando
sono stato cercato per fare un percorso di coaching nel mondo del lavoro, in quel caso, proprio perché non c'era una condivisione reale di valori. E se io non vedo quella, faccio fatica ad andare avanti, perché è un percorso che affronti spalla a spalla per del tempo. E onestamente non me la sento di, come dire, chiudere un occhio facendo finta di qualcosa solo magari per un interesse professionale. Non ha senso. La soddisfazione deve essere anche mia se una persona arriva alla fine con successo. Certo, e poi anche l'onestà, quindi la sincerità, che sono fondamentali soprattutto per la professione, e quindi vuol dire anche essere professionali in questo caso. È fuori di dubbio, assolutamente così. Ecco, chi sono i tuoi potenziali clienti? Con chi ti approcci di solito? Guarda, le persone sono le più disparate. Normalmente si tratta di professionisti in azienda, per esempio, manager o titolare di impresa, eccetera, che, come nei casi che sto seguendo in questo periodo, che hanno necessità o di riorganizzarsi a livello interno, perché magari ci sono, per esempio, delle persone che hanno inserito da poco e che vogliono aiutare a crescere, non tecnicamente perché non è la mia competenza, ma migliorando in quelle che sono le cosiddette soft skill, quindi l'empatia, la qualità comunicativa, la capacità di stare con gli altri, di fare squadra insieme, quindi attività di questo tipo, oppure in un caso particolare manager che magari si sono trovati ad avere la terra che gli trema sotto i piedi perché hanno avuto delle difficoltà in azienda, cambi di proprietà che hanno generato insoddisfazione o malumori in qualche modo, e quindi professionisti che magari sono tanti anni che sono lì e che si trovano di punto in bianco a vedersi messi in discussione. Ecco, e tu come ti approcci? Come ti approcci con queste persone? È logico che con ogni persona sarà un modo diverso. Certamente sì, diciamo che oggi quello che funziona per fortuna di più è il passaparola, quindi si tratta di persone che mi hanno conosciuto e che o perché hanno riconosciuto in me delle qualità o perché hanno lavorato insieme a me, che mi consigliano a loro conoscenti di cui magari vengono a sapere che hanno determinate necessità. Quindi normalmente così, poi sì, anche i social qualche cosa fanno, però la mia strategia non è quella di fare battage di marketing sui social per fare quella che viene tecnicamente definita lead generation, perché credo che non sia, per quanto riguarda il mio mestiere e a livello a cui sono io sono nuovo del mestiere, nel senso che sono pochi anni, ci sono professionisti che sono molto conosciuti, che da tantissimi anni fanno la professione e di conseguenza sui social sono molto più conosciuti e riconosciuti, no? Per me questo non è il caso in questo momento e quindi preferisco lavorare con il passaparola oppure cercando di fare quello che invece viene definito il marketing diretto, quindi ti scrivo, ti chiamo, ti mando delle lettere, mi propongo in qualche modo e cerco così di arrivare ad un primo colloquio in cui vado ad analizzare quelle che possono essere le esigenze concrete della persona, dell'azienda o dello sportivo. Ecco, tu arrivi a un colloquio, conosci la persona con la quale sì, poi devi fare questo percorso lavorativo, e come avviene poi il percorso? Ma allora, il primo colloquio, che è sempre gratuito, tecnicamente lo chiamiamo intake, perché è un momento di confronto reciproco in cui cerco di ascoltare il più possibile. Fai un po' lo psicologo. Non posso permettermi di fare lo psicologo, non è il mio mestiere e qui c'è da fare, se mi permetti, di aprire una parentesi che è molto importante. Il mental coach e lo psicologo, nelle sue varie accezioni, che può essere lo psicologo piuttosto che lo psicoterapeuta, piuttosto che lo psichiatra, eccetera, sono due professioni completamente differenti. Io non sono un medico, non ho studiato medicina, quindi non potrei fare, non posso fare lo psicoterapeuta e non posso fare prescrizioni di nessun genere, di nessun tipo, e mi guardo bene da fare cose di questo tipo perché non rientrano nella mia etica professionale. Ma nemmeno lo psicologo, perché lo psicologo fa un lavoro diverso, è un lavoro che sì, molti psicologi fanno anche i coach, però sono percorsi più lunghi da questo punto di vista, perché comunque devi andare a scavare nel passato della persona per andare a ricostruire
momenti o elementi o fasi della vita di una persona che l'hanno portata a trovarsi in una determinata situazione dal punto di vista psicologico. E da lì in poi, poi ovviamente, eventualmente anche costruire dei percorsi che vanno verso il futuro. Certo, quindi tu arrivi dal tuo cliente, ci fai una bella chiacchierata. Esatto, fai una bella chiacchierata che serve per capire dove vuole andare questa persona. Perché il coach quello che fa è lavorare dal presente al futuro. Okay? Se immagini una linea temporale, per me è oggi, domani e i prossimi mesi o Ecco, ma anni, ti è mai capitale. capitato di avere clienti che hanno parecchia confusione, perché comunque tu devi capire dove vogliono andare, ma magari loro non lo sanno, hanno mille strade aperte. Allora, può capitare una situazione di questo tipo e lì bisogna vedere se ancora una volta hanno bisogno di un supporto di professionisti diversi da quello che posso essere io e allora a questo punto gli consigli un percorso invece psicologico in qualche modo. Se invece la confusione è legata al fatto che vogliono cambiare il loro presente ma non hanno ben chiaro a quale tipo di futuro vogliono andare incontro, allora lì sì, ci sono degli strumenti che invece permettono di capire molto bene la loro, chiamiamola struttura neurologica, ok? Non è un termine scientifico, non è un termine medico, anche se c'è dietro molta ricerca scientifica, per cui gli faccio fare un test che si chiama di neuroagilità. Ed è un assessment, quindi è un questionario, per dirla breve, in cui si va proprio ad analizzare tutto quello che è il modo di funzionare di una persona, come apprende, che talenti ha, come comunica, come si pone con gli altri, come si pone con se stesso o con se stessa. È uno strumento che io uso proprio all'inizio del percorso perché aiuta le persone a instradarsi da un certo punto di vista. L'ho fatto anch'io e quando l'ho fatto e quando ho visto gli esiti mi sono reso conto perfettamente di che cosa vuol dire essere dove sei, aver fatto il percorso che hai fatto e aver intrapreso la strada che hai appena intrapreso. Per me è stato illuminante da questo punto di vista perché avevo chiare determinate cose, ma mi ha aiutato a capire il percorso. Quindi il primo approccio è quello di far fare questo assessment alle persone, che si chiama proprio, termine tecnico è Neuro Agility Profile, e parto da lì per poi aiutare le persone a costruire il percorso, che può essere, tranquillamente quello di programmare un obiettivo oppure semplicemente mettere a fuoco la realtà attuale per poi un domani decidere invece di seguire dei percorsi specifici. Ecco, Massimiliano Bravina. Io ve lo ripeto ogni tanto il nome, carissimi amici, se avete qualche difficoltà nell'instradarvi, ecco, su dei percorsi, lo potete contattare, poi arriveranno anche i suoi contatti. Tu hai scritto un opuscolo molto interessante, io l'ho letto, Vision, giusto? Come avere le idee chiare prima di iniziare qualunque cosa e fare in modo che sia il futuro a determinare il presente. Sì, è un titolo con un sottotitolo molto lungo, che però è volutamente molto lungo perché deve portarti dentro. Ho scritto questo ebook che è disponibile in forma assolutamente gratuita e si legge, come hai potuto vedere, anche molto velocemente, con il proposito di fornire alle persone un primo strumento proprio per iniziare a chiarirsi le idee. Nasce anche dal mio vissuto personale e vuole proprio aiutare le persone a capire un concetto più di qualunque altro, che devi avere chiaro davanti a te il disegno grande, devi avere uno scopo. Perché? Perché lo scopo genera la motivazione, cioè il motivo per cui ti metti in azione, il motivo per cui decidi di fare qualunque cosa. Se tu non hai chiaro quello, quindi se non hai una visione precisa di quello che è il tuo scopo, del motivo più profondo per cui tu fai quello che fai, è molto difficile riuscire a programmare degli obiettivi e a raggiungerli. Magari ci si riesce, ma con molta più difficoltà.
proprio perché quando trovi degli ostacoli, questi ostacoli ti frenano. Mentre invece se hai uno scopo chiaro e hai costruito una visione precisa di te stesso o di te stessa in questo mondo, qualunque obiettivo tu ti poni, beh, galoppi per raggiungerlo, perché è proprio quello, ti accende un fuoco dentro. Ed è quello che accende il fuoco, ed è quello che porta le persone al successo, che attenzione, successo, participio passato di succedere, è portare a termine quello che avevi incominciato a fare. Che non sempre è facile portarlo a termine. No, se fosse facile lo farebbero tutti e quindi sarebbe, come dire, una cosa banale, invece non lo è mai, il successo non è mai banale, anche nel piccolo quotidiano di ognuno di noi, proprio perché è il risultato di un processo. E quando tu l'hai portato a termine, quel processo lì ti dà soddisfazione, piccolo che sia, ti aiuta ad accrescere l'autostima e ti fa provare quel senso di gratitudine che è quello che oggi mette in pace le persone. Ed è anche per questo che io ho detto che poi serve a fare in modo che sia il futuro a dare un senso al tuo presente. Perché solo se tu hai una visione chiara di dove vorrai essere, di quello che vorrai aver ottenuto, allora il tuo presente cambia e ti mette in moto. E sei più stimolato. E sei più stimolato. Bravissima, esattamente. Quindi visione, idea che si ha in merito a qualcosa. Non soltanto idea, perché inizia a essere, deve essere qualcosa di molto preciso. Un'idea mi fa pensare a un qualcosa di molto generico, mentre invece lo scopo deve essere comunque un qualcosa di molto preciso. Ti dico, io personalmente il mio scopo nella vita è quello di aiutare il maggior numero possibile di persone a realizzarsi in un percorso che hanno scelto di intraprendere. Questo è quello che è, può essere nello sport, può essere nel lavoro, può essere anche nella vita, perché non necessariamente deve essere in ambiti così specifici, ognuno di noi ha delle esigenze particolari e ognuno deve avere il suo. Quando è chiaro quello, è per questo che l'idea mi fa pensare a qualche cosa di ancora da definire, è come, non lo so, il blocco di marmo, ho l'idea che potrebbe venire fuori il David, però ancora non ho iniziato a scolpire, mentre invece la visione è il vedere il David all'interno di quel blocco di marmo. È già vedere qualcosa di più concreto, la visione. Se vuoi è sottile la differenza, però c'è, sì. Ecco, ma la tua equazione, io ho letto, essere più fare uguale avere? Sì. Sì. Ce la spieghi? È una equazione che ho imparato da dei mentori che ho avuto in un periodo della mia vita in cui ho fatto network marketing. E erano delle persone che avevano ottenuto dei risultati veramente notevoli nella loro attività, e persone da cui ho imparato tantissimo, una coppia di spagnoli di Madrid che mi hanno dato veramente molto dal punto di vista emotivo più che professionale, quindi li ricordo sempre con grande affetto. Ed è un'equazione che secondo me può funzionare sempre molto bene. Perché? Perché la prima cosa noi dobbiamo essere, il fatto dello scopo, il fatto di avere una visione chiara, è proprio l'essere come tu vuoi diventare, già esserlo mentalmente. A questo punto ti metti in azione e fai. Quindi sei e fai e così arrivi al successo, così ottieni qualunque cosa sia, però prima devi essere, perché se non sei, tu puoi fare, ma ti manca un pezzo. E quel pezzo che ti manca non ti fa avere. Per cui ci sono persone che magari fanno tanto, però alla fine si sentono di non aver concluso nulla, perché l'hanno fatto senza avere uno scopo preciso, senza avere uno scopo chiaro nella loro mente. E questo è importante. Per chiudere, perché noi chiacchieriamo e io andrei avanti ore e ore, mi piace ascoltarti, sono sincera, te l'ho sempre detto, le tue pillole di coaching. Sì, il podcast è nato quasi 2 anni fa ormai, all'inizio del primo lockdown, e ha voluto essere uno strumento che mi permetteva di comunicare con gli altri, semplicemente volendo fornire
delle indicazioni, degli strumenti, dei momenti di ragionamento che possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Infatti la pillola di coaching nasce proprio con quel concetto. Deve essere una cosa breve, non abbiamo tempo per niente. Quindi tenere le persone inchiodate le ore ad ascoltare un qualche cosa, ripeto, non sono un guru di niente, quindi non si fermano lì. Se però in 5 minuti sei in grado di condensare dei concetti che uno dice: ah, caspita, però questa cosa qua non ci avevo pensato, domani provo a metterla in pratica. Beh, ti posso assicurare che ho avuto molte centinaia di persone che hanno scaricato il podcast e se lo sono ascoltato, e mi ha fatto molto piacere. Anche questo è disponibile su Spotify, assolutamente gratuito, ed è una maniera di condividere pezzettini di quello che sto imparando anch'io per poterlo trasmettere alle persone, sperando che possa essere di aiuto in qualche modo, ecco. Beh, questo è bello anche perché appunto quando sappiamo, conosciamo qualcosa, poterlo mettere a disposizione degli altri ci fa, insomma, ci fa stare anche meglio, perché alla fine noi non è che disimpariamo quello che sappiamo. No, è il contrario. Ci sono dei bravissimi formatori americani che insegnano un concetto che è molto interessante. Se vuoi imparare bene qualcosa, insegnalo agli altri. Perché solo nel momento in cui tu provi ad insegnarlo ti rendi conto se effettivamente è un qualche cosa che è diventato tuo e che lo puoi trasmettere. Addirittura ce n'è uno che dice: qualunque cosa sia la devi far capire a un bambino di 5 anni. Se un bambino di 5 anni la capisce bene, allora tu sei padrone di quel concetto, di quell'argomento. E il bello della condivisione è anche quello, perché comunque condividi un'idea, un concetto, una proposta, ma soprattutto ti metti alla prova, ti metti in discussione con te stesso prima che con gli altri per verificare e vedere se di quel concetto tu effettivamente sei padrone oppure no. Ecco, noi siamo padroni adesso di dire dove ti possiamo trovare, dove ti possono trovare i nostri amici, chi fosse interessato anche appunto a contattarti. Io sono presente su tutti i social, basta digitare Massimiliano Bravin che salto fuori in tutte le salse. E quindi poi chi mi vuole scrivere info@massimilianobravin.com. Perfetto. Massimiliano, un ultimo consiglio che vogliamo dare ai nostri amici di online. Un ultimo consiglio da dare agli amici di online, ai quali sono grato di aver trascorso questo tempo insieme, ascoltando cose da dire che spero sempre che possano essere in qualche modo utili. Fidati della tua pancia, fidati del tuo istinto, presta molta attenzione a quello che ti comunicano i sensi, perché quella strada è quella giusta. Poi ci va anche il ragionamento, puoi meditarci sopra, fare tutti i calcoli che vuoi, però alla fine quando suona un campanello che ti vuole mettere in allarme in qualche modo, beh, prestagli attenzione, non andare avanti a testa bassa, perché non ha veramente senso. Insomma, impariamo ad ascoltarci. Bravissima, impariamo ad ascoltarci. Il nostro fisico è una macchina fantastica e sia a livello di esperienza che a livello proprio di benessere ci manda segnali in continuazione. Solo che spesso e volentieri, presi dalla routine, presi da tante cose, non gli diamo sufficiente ascolto. Se gli dessimo più ascolto, potremmo anche pensare di essere delle persone molto migliori. Ed è quello che io auguro a chiunque. Lo auguriamo a tutti, io ti ringrazio di essere stato qui con me e con tutti i nostri amici. Grazie Barbara e alla prossima. Alla prossima anche da parte mia con un altro appuntamento di online. Ciao!